I diritti negati di Anna Frank sono purtroppo i diritti negati anche a tutti i bambini, ragazzi, adulti, donne, ancora oggi. Non a caso la mostra che fa tappa al Polo Culturale di San Biagio di Callalta, fortemente voluta dall'Istituto Comprensivo, si concentra sull'attualità della drammatica vicenda che colpì la giovanissima Anna Frank e la sua famiglia. Questa mostra è veramente molto importante ed è arrivata qui direttamente su concessione della Fondazione Anna Frank House di Amsterdam. Anna Frank, infatti, è una storia che può essere vista come una storia attuale, perché ancora oggi purtroppo ci sono discriminazioni e i visitatori quindi sono spinti, soprattutto i giovani, ma non solo, a riflettere sui diritti umani. Perché sono importanti le leggi, ma è importante anche l'azione del singolo. Aperta ogni giorno dalle 9 alle 11, dalle 15.30 alle 18.30 fino al 30 gennaio, la mostra viene illustrata da giovanissime guide, i ragazzi stessi dell'Istituto Comprensivo. Matteo, prima media, racconta che per informare gli altri bisogna innanzitutto conoscere, studiare. Impossibile, dice, non essere colpiti dalla storia di Anna e dal suo diario. Intanto ovviamente i diritti negati. In questo modo assurdo. C'è una pagina dove dice una frase che penso sia la più bella del diario: la carta è più paziente degli uomini.